benvenuto maggio! Benvenuti voi invece in questo wrap up e TBR delle mie letture dello scorso mese, fatte nel mese di aprile, e le letture che invece ho intenzione di fare nel mese di maggio, quindi quello che ho appena iniziato. A me piace tantissimo il mese di maggio perché è un po' l'aperitivo del mio mese preferito, nonché il mio mese, perché sarà il mio compleanno tra circa un mese. Cosa mi ero prefissata di fare lo scorso mese? Lo scorso mese, se vi ricordate, era stata una delusione totale, perché per un motivo o per l'altro avevo letto solamente due libri. Tra l'altro neanche questi gran libri, tipo dei tomi da 700 pagine, erano proprio dei librettini, ma non avevo voglia di leggere. E avevo letto molto poco ed ero rimasta un po' delusa da me stessa. Quindi questo mese, diciamo che interiormente, il mio proposito era quello, prima di tutto, di completare la TBR. Spoiler, non l'ho fatto. Però diciamo che l'obiettivo primario era perlomeno raddoppiare il numero di libri letto, quindi da 2 passare almeno a 4 libri. E questo proposito sono riuscita a mantenerlo. Primo libro che ho letto era il terzo volume per il 5 per un autore che uscirà il mese prossimo, il 21 giugno, dedicato a Pier Domenico Baccalario, lo spacciatore di fumetti appunto di questo autore. Allora, ho già dedicato un post su Instagram a questo libro, chiaramente ne parlerò in maniera più approfondita al momento opportuno, quindi il 21 giugno. Diciamo che tra tutti i libri che ho letto di Pier Domenico Baccalario, questo è risultato un po' una delusione. Uno, perché me lo sono trascinato come un sacco di patate pesante per giorni e giorni, ma non perché fosse una lettura pesante, ma proprio perché non avevo voglia di leggerlo, e questo però mi ha appesantito la godibilità di questa lettura. La seconda cosa invece era che l'argomento non mi faceva impazzire. Libro proprio adatto a bambini e bambine appassionati di fumetti, di supereroi. Sapete che io ho un po' un'avversione per questo mondo, salvo per qualche branca specifica. Poteva interessarmi se fosse stato un periodo in cui mi piaceva leggere, in cui avevo voglia di leggere, di approcciarmi ai libri, probabilmente me lo sarei goduto un po' di più. Però tra una cosa e l'altra, l'unica cosa che si salva è la location, perché è tutto ambientato in questa Budapest d'altri tempi, che mi ha affascinato tanto al punto da invogliarmi a voler visitare questa capitale, l'Ungheria. Però di per sé i personaggi non mi ci sono affezionata particolarmente. La storia è carina, cioè ha uno sfondo un po' storico, rivoluzionario, carino, però non abbastanza, e gli ho dato 2 stelline su Goodreads. Seconda lettura che ho fatto invece mi ha soddisfatto pienamente. Bambi, storia di una vita nel bosco di Felix Salten. Libro che, come vi ho detto ieri nel wrap up dei film e delle serie TV, mi ha ispirato a rivedere la duologia di Bambi di Walt Disney. Ho dato 3 stelline a questo volume perché? Perché è un libro per bambini molto interessante, perché è una storia comunque lontana dal mondo degli esseri umani, perché comunque siamo all'interno di una foresta, ma all'interno delle dinamiche tra i personaggi animali ci sono delle dinamiche un pochino umane, e questo fa ragionare molto, secondo me, il lettore bambino sulla sua vita, su come interfacciarsi alle varie cose. In più, una cosa carinissima, adesso se la trovo ve la faccio vedere, in questa edizione, non so se in tutte le edizioni, ma in questa edizione, qua a lato, vedete, ci sono delle noticine su vari argomenti, quindi tipo se si parla del tasso, sparo il tasso così a caso, a lato troverete la nota che vi dà delle nozioni scientifiche sulla specie del tasso o su qualche abitudine particolare. Se Bambi dice una determinata cosa in un certo modo a un determinato personaggio, c'è un trafiletto sulla psicologia della comunicazione. Insomma, ci sono delle nozioni pazzesche. E infatti, secondo me, questo è il libro ideale per i bambini, secondo me, delle elementari. Per i bambini delle elementari è perfetto, perché ti dà nozioni di vario genere, tipo delle pilloline di informazioni. Stupendo, stupendo, stupendo. Quindi 3 stelle se le merita tutte, solo 3 perché, ragazzi, la storia di Bambi è una storia per bambini, quindi io comunque mi rendo conto di essere verso i 30 e non posso dare 5 stelle a un volume che ha una storia prettamente per bambini. Poi ci sta che ci sono altri libri per bambini a cui ho dato 5 stelle, ma perché magari c'era un valore affettivo mio, o perché dava degli insegnamenti molto attuali, molto moderni, insomma. Ecco, insomma, ho le mie motivazioni per dare 3 stelline. Comunque ne vale 5, cioè se avessi avuto, che ne so, già 12 anni al massimo, gli avrei dato sicuramente 5 stelle. Terzo libro che ho letto in realtà è stato una new entry nella mia TBR, perché se vi ricordate, se avete visto e seguito l'unboxing che è ancora nelle storie in evidenza sul mio profilo Instagram,
sapete che avevo fatto degli acquisti per appunto il 5 per un autore e in aggiunta dalla mia lista di Amazon avevo tirato dentro un libro molto piccolino che era lì scontatissimo. Ho detto ma perché no, perché no, solo che poi era rimasto lì nella mia pila di libri ancora da leggere che vedrete nel mio bookshelf tour questo mese e ho detto vabbè, piuttosto che buttarmi sul libro più lungo mi butto su questo così mi sblocco. Effettivamente mi ha aiutato. Improvvisamente ho avuto gli occhi azzurri di Paul Walloon. Gli istrici sono sempre, sempre una garanzia. A questo volume ho dato 3 stelline, è stato molto moderato questo mese come votazioni. È un giallo thriller mediamente horror per bambini. Mi ha ricordato tantissimo Coraline, ma proprio tantissimo, perché c'ha proprio questa... camionista. Ha proprio questa sfumatura da brivido, però in questo libro rispetto a Coraline è affrontata in maniera molto più infantile, infatti i personaggi sono addirittura forse fin troppo stereotipati, però agli occhi di un bambino penso che sia più di semplice intuizione il mistero che c'è dietro a questa cosa e non c'è un particolare insegnamento in realtà dietro a questa storia. Però è di intrattenimento, è decisamente di intrattenimento. Ci sono delle scene anche un po' splatter, se ci sono dei bambini a cui piacciono, per essere una letturina così molto carina. Ultimo libro finito domenica scorsa, quindi esattamente, quasi esattamente una settimana fa, La ragazza delle arance di Justin Garber. Allora, a questo libro ho dato 3 stelline. Su Goodreads ho dato una scorsa alle recensioni che ci sono e c'è chi dice che è il volume più noioso che sia mai stato scritto e c'è chi dice che invece è un volume fantastico. Io sto nel mezzo, nel senso che per alcuni versi l'ho trovato fantastico, per la storia d'amore tra virgolette, anzi senza virgolette, che c'è dall'inizio alla fine di questo volume, che alla fine è una sorta di lettera d'amore con diversi indirizzi, ecco, quindi è indirizzato un po' all'oggetto dell'amore, è indirizzato al figlio, è indirizzato alla famiglia in generale, un po' a se stesso anche, e tutto parla di questa ricerca della ragazza delle arance, questa ragazza delle arance che è stata oggetto di un colpo di fulmine del nostro scrittore. Noi scopriamo la storia del nostro protagonista attraverso gli occhi del figlio, che oramai quindicenne viene a conoscenza di questo manoscritto che il padre è ormai morto da anni. Ha scritto e niente, insomma, tutto questo panegirico per dirmi, sono un attimo persa. Tutto questo panegirico per dirvi che in realtà lo stile non è noioso, secondo me, di base. Però ci sono dei momenti dove lo scrittore fa degli excursus su un argomento piccolo così che c'entra relativamente poco con la trama generale e non sono utili a nulla se non a distrarre l'attenzione del lettore. Quindi effettivamente posso capire chi ha detto che è un po' noioso. Però di per sé, nonostante io ci abbia messo più giorni dei previsti per finirlo, devo dire che è uno stile di scrittura molto scorrevole, talmente scorrevole che non te ne accorgi neanche di andare avanti. Quindi secondo me 3 stelline se le merita tutte. Mi aspettavo forse un pochettino di più, ma non ci facciamo una malattia. In lettura che cos'ho? Speravo tanto tanto di riuscire a portarvelo come lettura conclusa in questo video, ma non è così. Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers. L'ho iniziato, lo ammetto, l'ho trovato molto scorrevole, molto veloce e anche molto diverso purtroppo dal film, cosa che speravo non succedesse ma che un po' mi aspettavo, però ho letto veramente pochi capitoli di questo libro per potervi dire di più, quindi ci vediamo il prossimo mese. Ora è giunto il momento della TBR. Ho un po' paura perché in questo momento ho lì la pila di libri che ho selezionato, la sto guardando e sto vivendo un attimo di terrore perché io non so se questo mese riuscirò a leggerla tutta, ma ce la metterò tutta, anche perché adesso hanno riaperto i parchi, la biblioteca ha riaperto, quindi io spero tanto 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 di riuscire a trovare del tempo per prendere e farmi la mia oretta di lettura in biblioteca in maniera costante. Le speranze sono tante. Primo libro che vi porto è un libro che avevo portato anche il mese scorso, che è Affari di famiglia di Francesco Muzzo Pappa, una rilettura che sono sicura farò in brevissimo tempo perché era stata molto veloce già all'epoca in cui era una lettura nuova, quindi sono sicura di riuscire a concluderla in breve. Altra rilettura che voglio fare questo mese, I no che aiutano a crescere di Asha Phillips, un saggio di pedagogia che appunto insegna ad accompagnare la crescita del figlio attraverso la negazione, quindi la negazione di un permesso piuttosto che di un'azione o cose del genere, in quale quantità
bisogna negare una cosa e quando no. Bello, cioè l'avevo letto, l'avevo trovato molto utile, però risale al 2011, cioè praticamente l'ho comprato e letto 10 anni fa che avevo 17 anni e adesso è giunto il momento, secondo me, a livello professionale di rifarmi una cultura in merito. È giunto il momento di concludere le letture per il ciclo per un autore di Pier Domenico Baccalari, perché appunto poi dovrò girare il video prima o poi. E quindi andiamo con gli ultimi due volumi che vi avevo mostrato sempre nell'unboxing che vi avevo fatto vedere su Instagram, ovvero La vera storia di Capitan Uncino e Il codice Amadeus, che tra l'altro sono i più lunghi, ma sono anche quelli che mi intrigano di più a livello di trama, perché a me i retelling, gli approfondimenti storici, le distorsioni anche un po' storiche che si trovano nei romanzi mi intrigano tantissimo, quindi spero di leggerli in breve, perché comunque mi spaventa un po' aver messo in mezzo alla mia TBR due libri più lunghi rispetto agli altri. Secondo me è la scelta giusta, fatemi sapere voi come li avreste messi in ordine. E appunto andiamo con gli ultimi due. Allora, il primo libro che vi porto è un libro che mi è stato regalato con il book exchange che ho fatto un paio di mesi fa, se non mi ricordo male, forse anche un po' di più. Eravamo sotto Natale, però questo libro mi è arrivato più tardi, quindi probabilmente è stato il frutto di una catena che ha continuato a girare, come è giusto che sia. Tutta colpa di un libro di Shelley King. Forse ce l'avevo in wishlist, devo andare a controllare la wishlist cartacea perché su quella di Amazon non c'era, però l'ho già visto in libreria questo libro, non so se mi può piacere o no. Io vado a braccio, mi fido di chi me l'ha regalato e poi vi farò sapere. Se voi l'avete letto, ovviamente non fatemi spoiler qua sotto, però fatemi sapere se secondo voi, se mi conoscete un pochino, potrebbe piacermi oppure no. Ultimo libro è uno dei libri che ho in libreria da più tempo e non riesco a capire perché sia rimasto lì così tanto tempo. È stato scritto da un autore di cui ho letto già i due romanzi masterpiece che mi erano piaciuti tantissimo, quindi io non mi capacito, proprio che stupida. La notte dei desideri del grandissimo Michael Ende, autore anche di Momo, che è uno dei miei libri preferiti, e La storia infinita, che non è uno dei miei libri preferiti ma che avevo apprezzato tantissimo, e di entrambi trovate le recensioni nella playlist delle Books Review. Anche su questo ho delle aspettative altine perché appunto ho letto due romanzi di questo autore, quindi mi aspetto che anche questo mi possa piacere, però allo stesso tempo nutro un po' di paura perché così a primo acchito mi sembra un po' fantasy. C'ho un po' paura perché sapete che a me il fantasy aborra. Questo è il frutto della mia follia, la mia follia che mi ha portato a tirar fuori così tanti libri, però mi sentivo talmente in colpa per il mese scorso per aver letto così poco che niente, adesso dato che devo appunto aggiungere, erano 4, adesso diventano 6 e speriamo di riuscire a leggerli tutti, compreso Mary Poppins dovrebbero essere 7, ma non alziamo troppo le aspettative, se già riesco a leggerne 6 è già tanto. Fatemi sapere se voi avete letto questi libri qua sotto, se ne avete altri da consigliarmi, se pensate che ce la farò oppure no, e fatemi sapere quanti libri avrete intenzione di leggere voi e quanti ne avete letti lo scorso mese. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale, tutto quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con la reaction, invece ci vediamo con il prossimo wrap up TBR delle letture, ovviamente il 1° di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima!